Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti. Live mattutina di mercoledì 3 aprile. Mercoledì 3 aprile, ragazzi. Aprile, dolce dormire, si dice. Molto bene, molto bene. Bene, vedo che nessuno ha scritto in chat. Bella considerazione qui, complimenti. Andiamo sempre meglio. Bene. Io a questo punto potrei anche chiudere, grazie, arrivederci. Cioè, se neanche più avete voglia di scrivere in chat, cioè, qua le cose non andiamo mica bene, eh? Non andiamo bene per niente. Pensa te. Ora neanche più in chat vogliono scrivere. Ecco. Vabbè, ma te non vale. Allora, vabbè. A parte tutto, ragazzi, mettete un like alla live, dai, forza. Mettete un like alla live, poi mi raccomando, iscrizione a tutti i canali che trovate qui. Qua trovate tutti i nostri canali, canali della Viola, canali YouTube, pagine Instagram. Pagina Instagram della Avengers Crew che trovate qua in sovrimpressione. Qui, se ogni tanto qualche moderatore lo può anche spammare, mi fa anche un ulteriore favore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, parliamo un po' della partita di ieri, parliamo un po' della partita di ieri e un po' delle ultime notizie che stanno arrivando, che hanno alcune notizie che sono state messe in giro ieri. Sì, però io posso parlare però in una live dove hanno scritto solo tre persone. Ma veramente. Allora, intanto Fabio, se vuoi magari entrare o adesso più tardi, io ti mando il link su WhatsApp. Il bello è che ti devo trovare. Qui. Se vuoi entrare adesso più tardi. Allora. Sì, no, ma fai quello che devi fare, eh. Ovviamente. Ragazzuoli, ieri partita semifinale di Coppa Italia, d'andata. La Juve torna alla vittoria. Vittoria dopo una partita non chissà delle chissà che grandi emozioni. Vabbè, ma questo ormai è l'abitué. Un primo tempo a dir poco vomitevole, come sempre. Primo tempo veramente da censura. Fischi, tanti fischi dallo stadio, dal pubblico dello stadio, tanti fischi. Tanti fischi. Però come vedete dal titolo, sempre quella fettina piccola della curva, sempre con la piccola fettina della curva. Ieri ancora ha intonato beceri e disgustosi cori pro Allegri. Ormai per quella parte di curva lì io non devo dire niente. E ricordiamoci, io non attacco tutta la curva, io parlo esclusivamente di quel piccolo settore là, di quel centinaio di persone, non di più. Dicevo, tutto lo stadio a fischiare, tutto lo stadio.
Ma sono sembrati il Monte perché a tratti, ragazzi, lo stadio non faceva niente. Allora sono sembrati più di quello che pensi. Sì, ma quello è sicuro, Fabio, quello è sicuro. E lo stadio ha fischiato contro quella parte di curva. L'ha fischiato. Ha fischiato quella parte di curva. E per me hanno fatto bene. Sì, no, per carità. Ciao Alessio Federi, ciao, buongiorno anche a te, buongiorno anche a te. Ah, ma ieri, ragazzi, boh, ormai, ma ci sono tante spaccature nella curva, tante spaccature. E infatti la parte dove sono partiti i cori pro Allegri è un microsettore. No, che altro settore? Cristian, allora Cristian, tu vieni qua e scrivi. Perché devi venire qua a scrivere sempre puttanate? Cioè, non solo, cioè, no, non solo mi rompi maroni su Instagram con delle cazzate, perché adesso bisogna dirlo. Tu mi rompi maroni su Instagram per delle cazzate. L'altra mattina. L'altra notte alle 4:30 di notte mi hai mandato un messaggio su Instagram per una troiata. Se devi mandare ancora quelle stronzate, io ti blocco, faccio prima. E non venire qua con delle inesattezze. Perché chi dice le minchiate sei sempre tu in chat. È sempre quel piccolo micro settore, sempre quel po', sempre quel settore lì. Lo stesso che l'altra volta aveva messo lo striscione, 1.000 più accidenti. Quindi non è tutta la curva. Non si generalizza niente, perché tutto lo stadio ha fischiato. Quei cori lì, tutto lo stadio ha fischiato. E poi novità, i fischi all'ingresso di Alexandro. Perché ormai sanno già che Alexandro entra in campo solo per un tornaconto di Allegri, perché deve fare dispetto a Nedved. Ma quale aiuto la riconferma di Allegri, Sanni, Vince? Allora, ragazzi, Allegri al 99% non sarà più l'allenatore della Juve. Lui sa già qual è il suo futuro. Il suo futuro sarà probabilmente fuori dalla Juve. Basta con questa storia, una vittoria che aiuta e riconferma Allegri. Basta. Non è che se la Juve vince, questo qua viene confermato. Sì, vabbè, Corriere dello Sport, lascia. Poi vi dico poi un'altra cosa che è uscita questa mattina. Cioè, non è che adesso ogni vittoria. Oh, allora se vincono confermano Allegri. Più dicono, ragazzi, la riconfermi Allegri. Solo un pazzo. Solo un pazzo di Colorno. Lo riconfermerebbe. Voi dite, chi è sto pazzo di Colorno? Perché a Colorno c'era un noto istituto di fuori di testa. Sentite cosa ha detto Caressi. Caressi ha detto le solite minchiate, ha detto. Cosa avrà detto? L'altro amichetto di Allegri. Anzi, adesso vi voglio leggere questo.
Dov'è? Ah, ecco qua. La notizia di stamattina, eccola qua. Ecco le parole di Zazzaroni. Ciao Tony. Le parole becere di Zazzaroni. Allegri non lo cambi. Puoi criticarlo, tentare di demolirlo, offenderlo anche, dargli del bollito, del superato. Lui come il suo calcio, ma nessuno è in grado di scalfirne le certezze. Una solidità che è frutto delle esperienze. Lui sa di poterle vincere solo così le partite, quando non dispone di campioni, quando la qualità è quella che è. E qua di nuovo tornano a dire, vedi, Allegri la rosa scarsa. Sì, una lettera d'amore, degna di Romeo e Giulietta. Anzi, fa una pippa proprio. Per questo cerco con insistenza l'equilibrio. Prova a subire il meno possibile, a sfruttare le poche occasioni o i vuoti dell'avversario. Non vi è spazio in lui per l'estetica di base, che affida le giocate dei singoli, contro la concretezza e il risultato finale, il più grande e generoso perdonatore del calcio. Cioè, io rotolo la lingua e rimetterla in bocca. Cioè, ma io dico una cosa, ma Zazzaroni, ma tu hai veramente rotto i maroni? Basta, basta, non ne possiamo più delle tue lettere d'amore ad Allegri. Cioè, tu stai facendo passare come Allegri, che è un genio, quando, cioè, stai facendo passare come genialata di Allegri l'attendismo. Cioè, attendere l'avversario o attendere la giocata del singolo la sta facendo passare per una genialata di Allegri. Ma è una cosa inconcepibile. È inconcepibile. Ah, è da censura come i cori che ha fatto con la parte di curva. Minchia, Tony, tu sei un dilettante. Sei un principiante, te. Cioè, ma veramente, basta, basta. Non ne possiamo più dei tuoi lecchinaggi mediatici quotidiani. Sabatini, che dopo sabato dice, sì, Allegri ha sbagliato i cambi, ma non ha perso solo per quello. Non è però ancora. Cioè, anche lì a dare sempre alibi. Uno che dice ai microfoni, ho chiesto ai ragazzi di correre verso la porta avversaria perché prima o poi una soluzione l'avremmo trovata. Ma sì, no, ragazzi, ma dai, ma non si possono sentire delle parole così. Non si può sentire, non si possono. Questo, ragazzi, cioè, è vergognoso. Questo è il giornalismo sportivo italiano che mette avanti ancora Allegra alla Juventus. Ieri, ragazzi, il primo tempo cioè, è un primo tempo vergognoso, è fatto. Poi ancora, ma con la rosa che ha. Però intanto, ragazzi, volere e potere. Non c'è bisogno di fenomeni per fare le giocate e vincere. Perché basta un pizzico di ingegno. Guardate gli assist di Cambiaso, la verticalizzazione di 50 metri di Cambiaso per il gol di Chiesa, o l'assist di McKennie, o il gol di Vlahovic. Perché Vlahovic ha fatto un signor gol ieri. Basta un pizzico, ma neanche ingegno. Queste, ragazzi, sono le basi del calcio. Sono le basi del calcio.
Ma lì, ma qualcosa di buono, sì. Ma perché prima o poi alla lunga vieni fuori. Ma non per meriti di dell'allenatore o di schemi. Perché prima o poi la giocata la trovi. E questo quello che c'è. Cioè, stiamo facendo passare come genialata del calcio l'attendere la giocata del singolo. Ma non puoi attendere sempre la giornata del singolo. Non puoi aspettarti sempre che McKennie tutte le volte sia il migliore in campo o si inventi qualcosa o cambiaso. Perché McKennie, ragazzi, tutte le partite non può prendere 6,5-7. Dai. Sì, ma raga, ma ho visto anche dei contro... Cioè, nel primo tempo... Cioè, ragazzi, Chiesa e Vlahovic da soli contro 5 persone. E se andava bene, se arriva Cambiaso e McKennie. 2/3 o 4 contro 5 o 6 della Lazio. Cioè... A me Simeone non piace come allenatore. Non mi piace come allenatore Simeone. Ma almeno i contropiedi li sa fare. Attacchi in 5, in 6. Anche Simone Inzaghi. Che io lo considero un allenatore, tra virgolette, orrido. Ma almeno i contropiedi li sanno fare. Dai. Queste sono dichiarazioni vecchie, sono. Sì, Gasperi, cioè anche Caressa che va a dire una cosa del genere. L'unico a cambiare il calcio, Gasperini, l'unico a cambiare il calcio dopo Guardiola. Ma per cortesia, dai, mamma mia. Quindi sminiamo il lavoro di tutti gli altri allenatori. Real City su Sport su Mediaset. E beh, che strano. McKennie sta reggendo la baracca a centrocampo, altro che il top player Rabiot. Ma infatti. Allora, McKennie, ragazzi, è, tra virgolette, il top player a centrocampo della Juve. È inutile che devono idolatrare Rabiot. Ragazzi, Rabiot è quello che arriva a fine partita all'Olimpico dopo che hai perso con la Lazio. L'unico che rideva insieme ad Allegri. Infatti i coglioni vanno in coppia. Dai, ma anche Kostić, ragazzi, Rabiot che tra i peggiori ormai non lo dico neanche più, ma Kostić è veramente inguardabile, cioè ragazzi, ha fatto un assist negli ultimi 5 mesi. No, non è vero che ha riso anche Nonge, non è vero. Perché ho visto io le foto, c'era Nonge che diceva qualcosa all'orecchio di Rabiot e Rabiot che rideva. Non dite cazzate. Luca bello Locatelli, vabbè. Io però su Locatelli però voglio dirmi una cosa. È un giocatore normalissimo. Per me la Juve farebbe panchina se va bene. Io però non penso che sia veramente questo strapippone che vediamo. Io adesso non dico che con un altro allenatore diventi un top player Locatelli. Però è vero, è buttato via 40 milioni per questo. Ma perché questo? Perché Chirubini si è appecorato al Sassuolo. Si è appecorato. Io non ci, però non ci voglio credere che Locatelli sia questo.
quando ho paura del rinnovo fotte, ma va, oh, Luca Neviera, però mi ha rotti Maroni, fonte attendibili, parlo di rinnovo, ma quali sono le fonti attendibili? Ma quali sono? Quali sono per te le fonti attendibili? Gli influencer di merda sono... Gli scemi, sono gli scemi che devono leccare il culo e non sanno un cazzo di... Ma voi siete ancora più scemi che gli date la caretta. Locatelli è un giocatore da Fiorentina. Ma sì, è un giocatore di quelle squadre lì, ragazzi. Locatelli è uno che vale meno della metà di quello che l'hai pagato. Cambiaso, ragazzi, ci mette l'anima e corpo, ci mette. McKennie ci mette anima e corpo. Ieri una bella partita l'ha fatta anche Vlahovic, ho fatto un buon primo tempo. Nel secondo è calato un pochino, anche se ha trovato per me un bel gol. Però ieri ha fatto nel complesso una buona partita. Ha fatto una buona partita anche Chiesa. Però se devo dire i migliori, i migliori, per me il migliore, guarda, per me... Ieri è stato McKennie, ragazzi, è ovunque, ma meno male che abbiamo lui quest'anno a centrocampo, perché se no eravamo fottuti. Aspettiamo, lui dice, ma avete Rabiot, si aspetta Rabiot, uno che gioca in nazionale per miracolo. Ma poi per parlare di... Ragazzi, Rabiot quando ha tentato quella doppia piroetta proprio da ballerina lì, proprio incommentabile. Vabbè, aspetta, comunque le basi, mi hai rotto i maroni, vai. Riposo di 5 minuti, basta. Ma 45 minuti buoni è un parolone. 45 minuti e... ragazzi, i due gol sono venuti fuori da due belle giocate, dalle solite due giocate dei singoli, due belle verticalizzazioni di Cambiaso e McKennie. Allora, mi spiegate una cosa. Allora, ci vogliono i campioni per fare quelle giocate lì? Quello che io mi voglio rivolgere ai fenomeni che ancora proteggono questo insulso umano che abbiamo in panchina. Ci vogliono i Modric e Tchouaméni per fare quelle giocate lì? No. Guarda McKennie Cambiaso che giocate hanno fatto. Allora si può performare anche con una squadra che comunque reputo la seconda rosa della Serie A. Basta alzare un pochino di più il baricentro e dare qualche schema. Ma visto che questo qua schemi non ne dà, attende solo alla giocata del singolo, come ha detto la sua migliore amica, Zanzarina, che la stanno facendo passare come una genialata. Ma cosa non puoi dire? Ma aspetta, Harry, perché non posso dire che questa partita non l'ha preparata bene? Lui non prepara niente, si affida al singolo. Se ieri McKennie o Cambiaso non avessero fatto con le verticalizzazioni di 40-50 metri e Chiesa e Vlahovic non avessero fatto gol, ieri finiva 0-0. Ragazzi, ieri traverso di Luis Alberto con un colpo di testa che non sa nemmeno lui. Dai. Voglio vedere se quel pallone entrava in porta. Come andava quella partita lì?
ogni volta, primo tempo, sempre palla indietro, palla, lancio lungo dalla difesa e non arriva nessuno. Perché a centrocampo non si muove nessuno, se non fa qualcosa McKenny e o Cambiaso, nessuno fa niente. Kostić abominevole, Rabiot è uno che dovrebbe andare a raccogliere le patate. Locatelli ingiudicabile. Lì ragazzi, se non si inventa qualcosa, McKenny e come ho detto, e o Cambiaso, nessuno fa niente. Ciao Mary. Mary, se non sei impegnata e vuoi entrare, ovviamente c'è lì, il link. Sì, ragazze, ma la dobbiamo ringraziare che la Lazio davanti ha dei pipponi. Cioè, la Lazio davanti ha Immobile, a Castellanos. In Serie B, ragazzi, le trovi di meglio. Immobile, l'attaccante della nazionale italiana, Immobile. È una pippa di prima categoria. Sì, Mary, ovviamente se riesci, sì. C'è l'unico che faceva qualcosa davanti della Lazio è Luis Alberto. E Luis Alberto è un giocatore normalissimo. Sì, vittoria grazie ai singoli. Ma sempre così, ma è sempre così. Non c'è mai, non c'è un'azione, non c'è uno schema, non c'è niente. Non c'è niente. È inutile che mi vengano a dire il secondo tempo ottimo. Ma ottimo di cosa? Ma dove le vedete? Ma voi cosa guardate? Cosa guardate? Ma che partite vedete? Allora, aspetta. Tu ti fai un bel time out. Ma gli Allegri non capiscono un cazzo, non capiscono. È sempre per giustificare il loro allenatore di merda. Dov'è sta rosa? Dov'è che la Lazio è la rosa più forte della Juve? Ma smettetela con questa favoletta della rosa scarsa. Avete rotto i maroni con questa storia della rosa scarsa. Avete scassato il cazzo. Sì, uno come Luis Alberto, la Juve non c'è. Sì, adesso Luis Alberto il fenomeno. Ah, veramente. Sempre stato un mezzo pippone anche lui. Adesso Luis Alberto va bene per squadretti come la Lazio, il Sassuolo, va bene per quelle squadre lì, dai. Adesso spacciamo Luis Alberto come un fenomeno della Madonna. È una rosa da centro classifica, da ottavo nono posto la Lazio, non di più. Alla Lazio i ragazzi gli manca un centravanti. Se ieri non avessero avuto quel pippone di Immobile e non hanno quell'altro scarto umano di Castellanos e avessero avuto un attaccante come Dio comanda, non dico un fenomeno, ma non lo so, faccio un esempio adesso, non saprei adesso, non mi vengono in mente, comunque un 9 decente, magari un gol ieri l'avrebbero fatto. Sì, se avessero avuto un Giovanni Simeone, un boh.
anche un Giroud, guarda. Ora cosa ti dico? Ma quale Zaccagni giocherebbe nella Juve, dai, ma per cor... della Lazio nella Juve non giocherebbe nessuno. Non ce l'ho TikTok, per me io sono anti TikTok, io Marco Black e White. Io sono anti quel social lì. Non mi è mai piaciuto quella piattaforma lì. Mai. Sì, anche un Jovic buono. Un gol magari l'avrebbe fatto la Lazio. Cioè, noi dobbiamo presentarci agli europei con Immobile. Molti però mi diranno: ma Immobile forse non va agli europei. Con chi ci andiamo? Scamacca. Ah, bene, allora risolto il problema. Un altro scappato di casa. Lì dopo ne parliamo e non c'è niente di definitivo ancora, però dopo ne parliamo. Cambiamo diventerà un mostro di giocatore. Chi è Cambiamo? Cambiaso. Il grande Luke. Ma Luke è giovane, non... Io adesso non voglio difendere Luca, ma Luca è giovane, gioca, non ha tanta esperienza. Ma non lo pompano neanche come chissà chi. E con chi dovrebbe andare se non con Raspadori, Retegui, Scamacca? Piuttosto stai a casa! Piuttosto gli europei non le vai a fare. Se mi devo presentare davanti con Retegui che fa cagare, Scamacca che fa cagare, Raspadori non è la punta. Cioè, ragazzi, l'unico giocatore che l'Italia ha spronato negli ultimi anni. Il migliore è stato Federico Chiesa ed è l'unico che segnava. Moise Kean può fare gli europei, ma non è una prima punta. Io parlo di prime punte, parlo. Moise Kean non è la prima punta, lo puoi adattare volendo, ma non aspettatevi chissà che cosa. Oddio, sempre un pochino più di Immobile fa. Chiesa, Orsolini e Raspadori saranno sugli esterni. E beh. Dimmi un attaccante italiano forte. Dai. Aspetta, aspetta. Per me ieri la partita è stata vinta da Allegri per la spuriata di Spalletti. Ma che cazzo stai dicendo, dai? Ieri, ragazzi, partita vinta dalle giocate dei singoli, solite. Le solite giocate dei singoli, perché se non fanno un cazzo i singoli, non, nessuno fa niente. Ma dai, ma Retegui non segna neanche più. Retegui non segue neanche più con Cucchiaino, segna, dai. Ma Raspadori probabilmente farà il falso 9, Marco Rossi, però non è una prima punta. Piuttosto metti Moise Kean, piuttosto.
Ma quale Balotelli, Balotelli, dai, Pepe Juvan, per cortesia. Balotelli. Guarda che Orsolino è stato sempre bravino. Io non sono d'accordo con te, Rocco, qua. Orsolini, giocatore normale, scarto della Juve. Quest'anno però sta facendo un'ottima stagione. Va bene, ciao Gino Baud, vai, vai. Ciao. Vai. Ma ragazzi, questo Zirkzee, ma Zirkzee è un blef, sta facendo Thiago Motta lo sta facendo performare benissimo, ma Zirkzee è un pallone gonfiato, dai. È un blef. Questo se vai in una squadra seria diventa una mezza sega, diventa. Perché non è una prima punta, ragazzi. No, se Thiago Motta viene alla Juve, lì secondo me è l'unico che può arrivare. Guarda, io ti dico, secondo me si porta dietro Ferguson. Si porta dietro. E forse, e dico forse, Calafiori. Cosa vuol dire perché chiedono 60 milioni? Perché secondo te Zirkzee vale 60 milioni, vale? È una seconda punta barra trequartista. È un Musiala di ruolo. Uno che può giocare dietro la punta. Se senti comodi preferisci con lui un arrivo che anche di Orsolini Mattia Tengo, non si capisce niente però. Se c'è il prossimo anno c'è Thiago Motta, preferisci con lui insieme a Thiago Motta un arrivo di Orsolini sbolognando Milik, ma sono due ruoli diversi. Mattia Tengo, Orsolini è un esterno d'attacco, Milik è una punta centrale. Sono due ruoli completamente diversi. Milik lo sbologni, lo mandi via a prescindere perché è un pippo. Milik è un pippone di merda. Dai. Voluto da Allegri. Fate Allegri le mezze seghe. Predilige. Ma Ferguson, ragazzi, è un buon giocatore, ma non è un fenomeno. Sta performando bene grazie a Thiago Motta. Cioè, se io devo prendere un giocatore, preferisco prendere Ferguson a 20-25 milioni che Koopmeiners a 40-50 milioni. Non è il fatto che non mi piace nessuno. Io guardo i giocatori. Ragazzi, io in Italia non prenderei nessuno come giocatore. Va bene?
Ma gli allegriani dicono che la rosa è più forte. Ma gli allegriani, ragazzi, sono quelli che magari ti dicono che la terra è piatta. Ferguson può giocare benissimo dietro la punta. Cioè, se tu fai un 4-2-3-1, Ferguson lo metti dietro a Vlahovic, ai lati ci metti Chiesa e Yıldız. Sai Marzic dove va? A cagare, non mi interessa. Mezzo brocco anche lui. Non gioca neanche più titolare dell'Udinese. No, Harry, tu non capisci un cazzo, perché se vuoi il fenomeno, tu vai a fare scouting per prendere un possibile fenomeno. Bellingham era un buonissimo giocatore già al Borussia Dortmund. Quest'anno voi dite, oh, grande stagione. Bellingham gioca in un ruolo che non è neanche suo, il trequartista. Perché stiamo parlando di Bellingham, che è una mezzala. Adesso non è che vale di più perché ha fatto 15-16 gol. È normale, se gioca più avanzato, col baricentro più alto, è normale che faccia anche più gol. Silly, perché non ho, dimmi i fenomeni che ci sono in Italia. Io non farei nessuna acquisto in Italia. Non ne farei uno. Anche per non foraggiare queste squadracce. Vabbè, capisco un cazzo. Dai, vai, 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 via. Via, via, via. Io con i coglioni non ci parlo. Vai. Prossima volta ti banno proprio. Fai ancora un commento del genere, la prossima volta ti banno proprio. Io con i coglioni non ci parlo. Ma se tu lo dai a qualsiasi altro allenatore, uno come Yıldız, diventa, può solo performare alla grande. Ragazzi, Coop Miners, non vi fate infinocchiare da Coop Miners e Gudmundsson. Sono buoni giocatori perché stanno facendo bene in Italia. In Italia il campionato è scarso. Voi dovete vedere nelle partite internazionali, dovete vedere quel metro di giudizio lì. Sì, ma lì, ma perché giochi. Però Bellingham gioca nella Liga Spagnola. Coop Miners gioca in Serie A. In Serie A anch'io faccio 10 gol. Vai. In Olanda, Coop Miners è un giocatore normale, hanno detto. È un giocatore normalissimo. Siamo noi che dobbiamo sempre strapompare sto giocatore perché ha fatto 10-11 gol. Dove? In Serie A. Serie A è uno dei campionati più schifosi d'Europa. Dai. Sì, purtroppo con questa squadra Thiago Motta se manca il giocatore non farebbe nulla. Ah, beh, è vero, solo Allegri sa fare tutto. Però Allegri sa fare qualcosa con questa squadra qua. Sì, si è visto. Ma McKennie non è un fenomeno. McKennie sta ultra performando. Sta facendo bene. McKennie, se viene in Inghilterra, fa il salto di qualità. Ciao, Sarah Melvin.
Poi ragazzi, Coop Miles sta facendo bene perché è nel contesto Atalanta. All'Atalanta fanno tutti bene. Appena vanno via da Bergamo, fanno più un cazzo. E ce ne sono gli esempi. Ve l'ho detto tante volte. È il contesto Atalanta che funziona. Prima devi vincere in Italia e poi pensare in Europa. No, su questo sarei meglio, non sono mai stato d'accordo, mai. Perché col campionato scarso che abbiamo, se vinci in Europa, in Italia vinci automaticamente il 99%. Sì, ma McKennie è andato anche in una squadra di mezze capre, che era il Leeds, ragazzi, non era sto squadrone quell'anno lì. Poi McKennie ce l'ha spedito il tuo amichetto Allegri. Però quest'anno è fondamentale. Io vi ricordo che McKennie l'anno scorso ce l'ha mandato Allegri via calci nel culo. Sì, in Inghilterra ci sono anche dei pipponi che comunque li vendono a caro prezzo. Quello è anche vero. Non è che adesso tutti i giocatori che giocano in Inghilterra sono tutti fenomeni. Però comunque, almeno cazzo, le squadre giocano a calcio. Anche una squadra di Serie C inglese gioca meglio la Juve. Ma questo qua è tipico dell'Italia. Guarda, vi ricordate Belotti? Belotti aveva fatto 3-4 partite, aveva fatto gol per 3-4 partite, 100 milioni già. E Belotti cos'è? Un pippone. Koop Mayners e Gudmundsson per me sono due giocatori normali che in Italia stanno facendo bene. Perché l'Italia è un campionato scarso. Koop Mayners gioca nell'Atalanta perché gioca bene, perché il contesto Atalanta, dove giocano tutti bene. Appena vanno fuori dall'Atalanta, questi non fanno niente. E io posso citarne decine di esempi. Ragazzi, a me Arthur come giocatore non mi dispiace. È uno che comunque in Spagna il suo l'ha fatto. Cioè, se voi, ovviamente io ambirei ad altro, però io Arthur sicuramente lo terrei piuttosto mi tengo Arthur che tenere Rabiot o Locatelli. Andiamo nella verità. Però è normale che voglio ambire ad altro. Però se voi mi dite chi scegliete tra Arthur e Locatelli o Rabiot, mi tengo Arthur tutta la vita. Ciao Andori, buongiorno Ciao, ciao. a tutti. Stavo indaffarato che stavo a cercare di prendere la maglietta da Roma a mio nipote per fare 14 anni, che lei voleva la maglietta di Dybala. Quindi ho detto, poi ci Vabbè. telefonate. Ragazzi, tutti i campionati hanno i loro pregi, ma anche i loro difetti. Tutti. Però devo dire la verità, in Serie A di pregi ne trovo pochi. Ma pochi proprio. Vanno secondo te? Ma sì, adesso non ho l'allenatore della Juve Pecchia, adesso. Dai, ragazzi, ma per cortesia. Giuseppe, sei live? C'avete una difesa del merda, te l'ho già detto. Avete fatti fare due allini da Juve ieri, eh? Ma Non ragazzi, pare. lo sai cos'è? Che la Lazio davanti ha dei pipponi che Lo si chiamano sa. Immobile e Castellanos, ragazzi. Se ieri la Lazio avesse avuto un attaccante, non dico un fenomeno, però io dico anche
un Jovic, secondo me un gol avrebbe fatto. Invece, se ostinano a tenere quella mezza sega di Immobile, hanno quell'altra mezza sega di Castellanos, che per Poyampalo del Venezia ci mette le palle sopra. Stanno in là, che sta a seguire la live, scrivi? C'è account per scrivere sulla chat. Guarda che le tattiche le puoi fare anche in attacco, c'ha ragione Dani lì, non è che le tattiche sono solo in difesa. Perché? Tanto è arrivato anche Dani. Ciao. Pando, Pando, ciao. Ascolta, io Dani. allora lì mi sono rotto un po' il cazzo queste robe qua. Io Cioè, volevo che stai da lì. no, ma allora quando dite che la Serie A è molto tattica, ma allora dovete distinguere dal tatticismo al difensivismo. Sono due cose completamente diverse, perché la tattica la si fa con tre fasi: fase in possesso, fase in non possesso e fase in transizione. Quella è la tattica. In Inghilterra la fase di possesso che hanno in Inghilterra, qui in Italia pochissimi allenatori la fanno. Punto. Allora, intanto ragazzi, abbiamo parlato della Coppa Italia che poi alla fine a me me ne frega fino a mezzogiorno. Intanto, infatti a mezzogiorno e 5 ne ho parlato anche troppo. Era arrivata le notizie intanto. Parliamo un po' di quelle delle notizie anche che sono un po' uscite ieri. Allora, l'ultima notizia è arrivata poco fa. Pando. Bene, finalmente hai seduto Pandorino, Non è rimasto. ragazzi. Che c'è? Che è Ok. successo? Ti sei bloccato, Pandorino. Mi ero bloccato, scusate, Sì. magari mi sarà allagato un attimo. No, stavo dicendo, dopo l'addio di Mana che potrebbe andare al Napoli la prossima estate e quello di Tognozzi in passato, giunto è chiamato a rivoluzionare l'area tecnica della Juventus, il direttore tecnico. Arrivato a Torino lo scorso luglio, potrà finalmente incontrare dei suoi assistenti storici. In primis dovrebbe arrivare Pompilio, suo storico braccio destro, così come Stefanelli dal Pisa, candidato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Altri nomi di professionisti vicino aggiunti sono quelli di Scala e Romairone. Mentre il capo dell'area scouting ci sarebbe una pista estera. Questo è quello che dice tutto sport. Dani, cosa ne pensi? Potrebbe arrivare un capo scouting estero? Boh, cioè, io adesso non so i contatti che ha aggiunto lì, però sicuramente, ripeto, all'estero, siccome hanno delle, non lo so, delle capacità in questo momento qua che non si sono fermati a un solo tipo di modo di ragionare, cosa che abbiamo qui in Italia, quindi secondo me potrebbe essere un qualcosa di positivo. Poi non è che noi abbiamo scouting scarsi, però la fatalità, gli osservatori migliori che abbiamo poi comunque vanno all'estero, quindi motivo ci sarà se poi qua rimangono i mediocri, però. L'ultimo che è andato via, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, credo la Granada, è stato Tognozzi. Allora, l'anno scorso, ragazzi, noi l'anno scorso avevamo già detto, quando arrivò Giuntoli, che molti hanno detto che magari arrivano, sai, Pompilio e l'altro. Rimango a Napoli e no, noi avevamo detto questo. Giuntoli arrivava quest'estate e la prossima stagione magari arrivano gli altri, cioè un altro anno rimangono a Napoli per poi raggiungere Giuntoli la prossima stagione. E questo avevamo detto già noi il settembre scorso. Allora, però altri collaboratori, però sembra che il Napoli non voglia mollarli, sono Micheli e Mantovani. Sì, bisogna vedere quando riscaldano il contratto, Micheli soprattutto. Allora, Pompino riscade a giugno.
qua lo so. E qua non, e Micheli qua mi non sembra sta. 2025, Micheli, però. Non vorrei dire una cazzata. Micheli non lo so, infatti mi sembra che non scada la prossima stagione. Cioè, la prossima, cioè, nel senso, scaderà forse nel 2025. Adesso aspetta, voglio vedere un attimo una cosa qua. Castellanos è più forte 3 volte di Vlahovic, sì. Vabbè, uno così vuol dire che si fa di roba buona. Uno dice che Castellanos è meglio di Vlahovic. No, ieri Mirko di Natale ha scritto Maurizio Micheli è un altro dei nomi che piace alla Juve, ma è difficile strapparlo al Napoli. Però qua non dice per caso quando scade il contratto. Mirko Nicolino qua fa il nome di Matteo Scala, un altro dei fedelissimi di Giuntoli Chiaro. che hanno lavorato insieme al Carpi, ricordiamo, che Io è in bando. uscita dal Genoa. Io ti bando qualche utente perché non posso leggere certe cose. Non so questo Gabriele Picchi cosa aveva scritto, ma Scritto che comunque. Thiago Motta sta facendo il suo dovere perché ha giocatori fortissimi. Vabbè, allora infatti sì, banner, basta. Hanno rotto i cazzi. Allora, ieri pomeriggio Matteo Gressi ha scritto: Juventus sono tre le figure che potrebbero rimpolpare l'area sporca al termine della stagione. Primo nome Pompino, il secondo Stefanelli e il terzo il capo scout che si fa il nome di Matteo Scala, che abbiamo detto che è in uscita dal Genoa e ha lavorato già con Giuntoli ai tempi del Carpi. Però, come abbiamo detto poco fa, occhio alla pista estera, che non si può mai sapere. Ma Ethan, io dico una cosa, Giuntoli di tirare fuori le palle e cacciare Allegri. Ma ragazzi, ma Giuntoli non è il proprietario della Juventus. Voi, secondo me, voi, non, secondo me, non ci arrivate perché avete un cervellino che è grande come una noce. Se fosse stato per Calvo e Giuntoli, Allegri sarebbero 2 mesi che sarebbero fuori. 2 mesi. Cioè, alla fine decide il presidente, poi l'ultima parola c'ha lui, mica ce l'ha aggiunto lì, su ste cose soprattutto. Ascolta Ignazio Corona, però se devi venire qua per culare non va mica bene. Anzi, io ti ho detto anche in time out, basta. Sì, dai, sta a Dai, trollarci, sì. basta. Io i perculatori non li voglio. Oddio, Gino Baudo, pure te. Basta. Vuol dire che scrivi Vabbè, cose stupide. dai, Gino Baudo, ciao, bannato. Tu sei bannato, vai. Rotti il cazzo. Oh, fuori coglioni, merda. Ecco. Matteo Motta è uno che valorizza la squadra. Non potete dire che Thiago Motta sta facendo bene al Bologna perché ha la rosa più forte, perché Sartori ha comprato i giocatori forti. Ma chi minchia è Bischer e Freuler? Ma chi minchia sono? Saelemaekers, ragazzi, che fino all'altro giorno i milanesi gli tiravano le pietre. Dai su, fa di seri. Dai, ragazzi, una squadra che fino all'anno scorso in difesa giocava con Somaro, Sumarò, dai. Calafiori, dite a Fabio Pato chi era Calafiori, che neanche a Roma lo potevano vedere. Mamma mia. Infatti è rinato. Ma meglio Pirlo di chi? Vabbè, questa è un'altra, dai su. Thiago Motta è bravo con i giovani, lo voglio vedere con Bremer, Danilo e Vlahovic. Ah, perché Vlahovic adesso è vecchio. Bremer adesso è. Sono dei vecchi di merda adesso. 24 e 25 anni c'hanno. Già Vlahovic ha Danilo. 24 anni, è giovane ancora, a casa mia. Ma pure Bremer, oh. Ma Bremer il prossimo anno neanche ci sarà, secondo me. Perché lo venderanno. Danilo è un altro che deve sparire.
Ma io posso sentire. Buongiorno a tutti, sapete qualcosa? Se è vero che Giunto sta seguendo Di Lorenzo, ma dai, ma sì, adesso ci manca solo Di Lorenzo adesso. Ho arrivato Matteo, a posto. Pure chiude la live. Ah, beh, allora. Mettete primo like alla live almeno, siamo in 160. Dove sta? Bo bo bo. Ascolta Harry, io non ho la palla di cristallo, dimmi un centrocampista che l'aiuti a comprare e diventerà un fenomeno. Io non ho la palla di cristallo, ma sicuramente io non vado a pagare 50-60 milioni di Koop Miners, che è uno che fuori dall'Atalanta non farà un cazzo, ve lo dico io. Ma su questo non mi trovi d'accordo. Secondo me è un giocatore che è pure fuori E dalla Napoli. non sto dicendo che il giocatore è scarso, ma è iperpompato. Dai. Aspetta, raga. Oh, raga, clippate. Stasera in Olanda me la gioco pure io, sì. Io dico che dopo Stasera? 3 giri fuori. Che è stasera in Olanda? Ma chi, Ah, Matteo? fare una gara Matteo? di Formula 2 stasera. Matteo, c'è presente la prima staccata che ci sta quasi in tornante? C'è un doppio. Tu al tornante quello dopo che c'è sta tipo una parabolica, prendi il muro secco, primo giro, primo. Clippate questa. Sì, ma Alessandro S, attualmente il Koop Miners è la mezzala più forte della Serie A. Ma hai detto bene, della Serie A. Io vorrei vedere Koop Miners in Premier League. Lì è da vedere. Fanno un tuo nome per il centrocampo, per la Juve, scusi Koop Miners. Io l'ho detto, a me piace Thuram. E lo paghi anche meno di quello che chiede l'Atalanta. Thuram, Merino, o un altro. Vai all'estero e di Koop Miners sono anche più forti e più e a meno ne trovi decine in Belgio, in Olanda, in Francia, in Germania. Melvin, io ti rispondo. Allora, sul discorso delle percentuali degli allenatori è molto semplice. Dipende dalle caratteristiche degli allenatori, perché c'è chi è più, diciamo, uno stabilizzatore, un normalizzatore, quindi ti dà quel 20-30%. C'è chi è molto più bravo a valorizzare anche giocatori normali che ti dà il 50%, siccome è una rosa. Non è che tutti gli allenatori danno la stessa percentuale, se no non ci sarebbero allenatori più bravi di altri. Ecco, Come Thiago tutto lì. Motta da 50, Dani. Ma siccome è al Bologna, sì. Al Bologna, sì, certo. Ragazzi, voi prendete il Bologna di quest'anno e guardate, prendete lo stesso il Bologna di quest'anno, però datele in mano ad Allegri. Dove No, ma sarebbe? Allegri pur, secondo me pure se gli dai il fit in Il mano. Bologna con Allegri in mano sarebbe in zona retrocessione. Sarebbe. Magari io adesso esagero la zona retrocessione, però Però sarebbe sempre il decimo posto. aveva quei 40 punti suoi, 42. Ma anche meno. Sì, 50-60%, siamo là. Eh sì, Basilea faceva schifo Cosa vuol dire? proprio. Beh, Thuram gioca nella Ligue 1, campionato incredibile, Harry. Guarda però il campionato francese, però quanti giorni sta sfornando forti. Ah, ci poteva stare, ma non era manco meritato se avessimo vinto. Esempio, in Germania, centrocampisti forti, ne trovi tanti. Grazie, a Suzuka dovrebbe piovere venerdì comunque, non tutto il Per weekend. esempio, un giocatore forte che gioca, se non sbaglio, nel Genk e già cercato la Belgio. mezza Europa, è quel che gioca nella nazionale del Marocco. Chi è? È El Cannous, si chiama. El Cannuse? Sì. El Cannuse. È già sulla lista di mezza Europa. Eccolo. Ecco qua, El Cannuse. El Cannuse, Proprio nel nato gank. 2004. Lui è 20 anni.
un centrocampista d'attacco danno. Sì, forse non è proprio una mezzala. Non è una mezzala, dicono, diciamo, vabbè, però poi un attacco, un centrocampista d'attaccante, un 80, cioè 19 anni. Col Genk quest'anno ha fatto 4 gol in 30 apparizioni, vabbè. Vabbè, però aspetta un attimo, eh. 3 gol in 34 apparizioni. No, perché non mi fido, però voglio vederla bene. Ecco, quando Comunque è un giocatore di 19 anni, intanto. La valutazione non è neanche tanta, vabbè, adesso lasciamo perdere comunque i valori di Transfer Market. Qua danno 25 milioni, danno. 3 gol in 20 partite ha fatto Ha nella Liga Europa. fatto 42 presenze, 3 gol e 8 assist. Ha fatto. Mentre soltanto nella Liga 20 presenze, 3 gol e 6 È un assist. trequartista proprio fra anche il centrale e il centrocampo. E ha vinto il Golden Show nel 2022, miglior giovane del Belgio. Contratto in scadenza nel 2027. Questi già lo fanno pagare Pandori. Sì, ma questo qua almeno ti chiedono 30 milioni. Però per dire, questi sono giocatori forti comunque. E sono di prospetto. Infatti quest'anno di Emefa l'ha scritto, è un buon giocatore, un buon giocatore. Loro l'hanno affrontato il Genk. È stato nominato miglior giovane della Coppa d'Africa. Africano, il miglior africano, scusa. Il giovane africano. Contratto Quindi fino al io esempi me ne porto, io non parlo a vanvera. Io adesso ho fatto questo esempio qua, ma ce ne sono tanti altri. Ce ne sono. Non dovete fossilizzarvi se, per esempio, l'Atalanta, Samardzic, dai. vediamo un po' che dice. Ma non me ne frega niente, ha già esperienza in Serie A, ragazzi. Ma allora, chi non ha mai giocato in Serie A per voi non, è uno scandalo umano per voi. Allora. No, siete voi che siete troppo fissati, dobbiamo prendere quello perché già gioca in Serie A. Siete voi che ave, no, no, avete il C'è paraocchi. un'intervista del DG del Genk che dice 3 mesi fa, che diceva che El Canous sarebbe andato via soltanto per una cifra vicino ai 40 milioni di euro. Beh, guarda, io preferisco prendere questo che strapagare Coop Miners, devo dire la verità. Però vedete, questi sono i giocatori, secondo me, da prendere, comunque. Questi qua comunque fanno affare. Ragazzi, il Napoli, quando ha preso Koulibaly, l'ha preso dal Genk. E Koulibaly i primi anni ha fatto bene. C'è da perdere gli ultimi 2 anni che ha fatto cagare. Ed è stato proprio giù, ed è stato giunto lì a portarlo a Napoli, Koulibaly, dal Genk. Eccolo. Oddio, mia moglie. Vai. Sì, la Serie A non è così scarsa come dice. Infatti, chi è che alzano le coppe a fine stagione? Gli altri sempre. Cosa non è vero? Ma chi l'ha portato a Napoli? È stato Giunto che ha portato a Napoli, è stato che ha portato Koulibaly a Napoli. E ha fatto bene a parte gli ultimi 2 anni che ha fatto cagare, ha fatto sempre bene a Napoli. Merino, sì, Riccardo, sì, Merino.
Corona non apri sto discorso. Ma quale Milinkovic-Savic? Ragazzi, Milinkovic-Savic ha fatto una scelta di vita. Ha preferito i soldi alle vittorie, anche perché non lo, di squadre forti non l'ha mai cercato nessuno in 8 anni. Ha preferito i soldi, ora resta là, il cammellaro. Mollevando che gioca l'Atalanta, Ederson come ti pare a te? Mollevando che gioca l'Atalanta, eh? Ma è un buon giocatore, però, ma a me non mi fa impazzire. Però ammazza quanti palloni recupera, oh. Sì, ma è un, guarda, forse azzardo a fare un paragone. È un Matuidi, forse con i piedi un pochino più buoni. Desti tempi, Matuidi sarebbe male. In confronto a quell'altra baguette francese del cazzo che abbiamo, quello sicuro. Cioè, anche mia madre Zoppo farebbe meglio di Rabiot, per dire. Ma è da bisogno di pure che la Roma l'anno scorso ci ha avuto un cammino molto facile. Il Leverkusen abbiamo vinto 1-0 a Roma, al ritorno ci hanno fatto 28 tiri a 1. Diciamo che è stata molto. Forse ha perso con la squadra meno forte. Lasciamo questa avversaria. Stanno in un'altra Europa League, ad esempio. Sì, ma ragazzi, ma io non dico che i giocatori dell'Atalanta sono io, allora, io quando dico scarsi è sempre virgolettato, ma sono giocatori che fanno bene nel contesto Bergamo. Guardate i giocatori che sono andati via da là, uno che ha spiccato, nessuno. Perché Cristante è un mezzo giocatore, Mancini è un mezzo difensore. Højlund Problemi sta facendo qualche gol adesso. d'Atalanta. Ora vi dico che l'ha pagato 85 milioni lo United. Che si è fatto bene solo l'anno dello scudetto col Milan, ma anche lui una mezza sega di centrocampista. Papu Gomez ha fatto pietà anche lui. Dai. Sì, nel contesto Atalanta e nel contesto Gasperini. Andiamo, eh. Sì, ma io continuo a dire che per me il più indiziato a partire quest'estate è Bremer. Ciao Ragazzi, Vando. ciao Grazie, ciao a Fabio, tutti ragazzi. buona giornata, ciao Fabio. Ragazzi, se a Bremer ti arriva un'offerta di 60 milioni, 65 milioni o addirittura più, cioè è da venderlo assolutamente. E ti compri un difensore come Gesù Cristo comanda. Poi. Ma Bremer sta facendo bene quest'anno, lo ammetto, sta facendo bene, ma è un difensore molto limitato tatticamente. Io la penso così, continuo a pensarla così. Con Bremer, per me, io non lo vedo una difesa a 4 perché per me è incapace di giocare una difesa a 4. Ma perché Bremer è più sostituibile di Vlahovic adesso? Ma Babbo Venti, ma tu dici De Ligt in generale sta facendo male. Ma tu devi dire anche quest'anno che allenatore ha De Ligt, però. De Ligt, il primo anno che è andato al Bayern Monaco, è stato tra i migliori perché avevo un allenatore come Nagelsmann che sa valorizzare i giocatori. Appena è arrivato Tuchel è stato in suo declino. Questo qua, ragazzi, dobbiamo dire anche la verità, ha avuto tanta sfiga anche negli allenatori ovunque è andato in queste squadre qua, nella Juve, nel Bayern Monaco, ha avuto sfiga di trovare allenatori incapaci come Tuchel, come Allegri. Dai. Bene, scendo io in campo, aspetta. Scendi tu in campo, anzi, via tu e tu ti becchi un bel timeout, vai. Poi vediamo. Ma non è vero, Ethan, se uno è forte con qualsiasi allenatore, non è vero. Non è vero.
Mbappé, allora, Haaland con Allegri farebbe meno della metà dei gol che ha fatto quest'anno. E allora cosa volete dire in quel caso lì? Che Haaland è un pippone? Un allenatore deve mettere in condizione l'attaccante di fare bene. E uno come Vlahovic, che è un attaccante, un finalizzatore, che va lanciato in profondità, in quelle condizioni lì, segna. Ma se tu metti un Vlahovic in mediana o in difesa, ragazzi, ieri, ieri con Immobili all'attacco, Vlahovic è andato a recuperare il pallone in difesa. Vlahovic là non ci deve essere. Dai. Ma io lì te dico quel cazzo che mi pare. Io, allora, se tu dai De Ligt in mano un allenatore buono, questo ti diventa uno dei difensori migliori d'Europa. Con Nagelsmann stava facendo ha fatto una signora stagione con Nagelsmann. Poi si è ritrovato quell'altro sculato di merda di Tuchel, perché Tuchel equivale all'Allegri in Germania, perché Tuchel è quello, uno sculato, e un altro che i giocatori proprio li fa regredire. Dai. Pensa se Ildiz ieri avesse fatto gol dopo quei dribbling lì. E immaginate Ildiz con un altro allenatore. No, tu non rispetti il mio pensiero, perché mi devi sempre contraddire, Ethan, va bene? E mi sono rotto il cazzo che tu mi devi contraddire con delle falsità. Perché quello che dici tu è il falso. Sì, Pjanic fenomenale anche con Allegri, sì. Pjanic a Roma faceva il trequartista. Allegri l'ha retrocesso davanti alla difesa. Al Lione e alla Roma faceva il trequartista. Il trequartista faceva. Allora, adesso voglio vedere quanti like siamo in 150. Oh, comunque non avete donato un cazzo, se... mamma mia, che roba. 150 solo a 110 like, ragazzi, si può far di meglio. Arriviamo almeno a 135 like. Dai che fra poco più di 10 minuti c'è anche il tridente. Ah, aspetta. Ciao Giuseppe Mannai, ciao. Bene, sono rotti marone. Uno che dice che Ildiz è tutto fumo e niente arrosto, vuol dire che non vuol dire che di pallone non ne capisci un cazzo. Dai Ildiz a un allenatore come si deve, e non dico Guardiola o Klopp. Ciao Bianca. Dai Ildiz a un allenatore come De Zerbi, a un allenatore come Palladino. Ragazzi, Diallo non è Beckenbauer, però io non penso neanche che sia... non l'hai mai visto giocare. Io qualche minuto ieri l'avrei fatto giocare Diallo. Perché? Fare un quarto d'ora, 10 minuti ieri, per me li poteva fare.
Io spero che Yildiz faccia un gran bel europeo. Dico solo questo. Ah, sicura, guarda, sicura, guarda, ma Marco Cavo, devo dire la verità. Se dovesse arrivare Thiago Motta o un allenatore simile, perché non, adesso, ciao Dominic, ciao. Sì, ho visto, ho visto. Ragazzi, l'allenatore alla Thiago Motta può, non è per forza di essere Thiago Motta, ma mettiamo anche Palladino. Sicuramente, sicuramente non vedresti più Yildiz in difesa o d'altra difesa. No, 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 se la Turchia vince l'Europeo. Già una volta la Turchia ha portato rogna, per così dire, che allora avevo detto quel commento lì perché durante le qualificazioni giocava bene e aveva messo sotto anche la Francia campione del mondo. E poi durante l'Europeo si mette a giocare col 4-5-1. Cioè. Ma Palladino, ragazzi, guarda, a me Palladino a me non mi fa impazzire, però adesso ha cominciato a giocare a 4 anche lui in difesa. Io non vorrei che Palladino fosse, si stia preparando per un approdo alla Juventus, sai, difesa a 4, 4-2-3-1. Ovviamente se io dovessi scegliere, sceglierei, allora, ora come ora, io sceglierei De Zerbi come allenatore. A De Zerbi la Juve non verrà, o a meno che giunta una mattina non si alza all'improvviso e dice: ragazzi, prendo Thiago Motta, prendo De Zerbi. Non penso che accada. Sì. Io l'ho detto. Voi siete come i ratti di fogna. Guarda caso, ieri abbiamo vinto 2-0, sono rispuntati gli allegrini di merda dalla fogna. Voi siete come i ratti, mettete la testa fuori dal cesso solo quando vinciamo. Quando il vostro allenatore fa cagare, vi nascondete. Perché siete dei ratti codardi. Siete dei topi di fogna, luridi, puzzolenti codardi. Non lo so, non lo so, non lo so. Comunque per me non capisce un cazzo di pallone. Ah, non lo so, ragazzi. Oh, ragazzi, Leverkusen per la legge dei grandi numeri una partita dovrà pur perdere. Ragazzi, Leverkusen non ha perso neanche una partita quest'anno tra campionato e coppa, eh. Per la legge dei grandi numeri uno deve perderne. Spero non la più importante. Poi non ti faccio nemmeno sorpresa. Scozia per l'europeo. No. No, aspetta Riccardo, aspettiamo, aspettiamo. No, 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 presidente di niente. Presidente di niente, io. Sì, Leverkusen può fare il double, come dicono in Inghilterra. E adesso non lo so se Leverkusen... No, secondo me Leverkusen è ancora in lizza per la Coppa di Germania. Non voglio dire una fesseria, eh. Voglio dire solo una cosa.
No, è Lizza. No, sì, è Lizza anche per la Coppa di Germania. Ah, oggi il Bayer Leverkusen affronta stasera il Fortuna Düsseldorf, semifinale della Coppa di Germania. Chi vince va in finale affronterà il Kaiserslautern, che ha vinto 2-0 sul campo del Saarbrücken. Grande sorpresa quest'anno della Coppa di Germania. Saarbrücken quest'anno ha eliminato il Mönchengladbach, l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale e il Bayern Monaco nel secondo turno. Io non so se anche ha fatto anche il primo turno. Sì, no, pensate, il primo turno ha eliminato il Karlsruhe. Io penso che non si nomini così. Nel secondo turno ha eliminato il Bayern Monaco, agli ottavi di finale ha eliminato l'Eintracht Francoforte, ai quarti di finale il Borussia Mönchengladbach e in semifinale è uscito con il Kaiserslautern. Certo, sì, esiste ancora il Kaiserslautern, sì. Grazie al Kaiserslautern sono usciti fuori anche dei giocatori non da poco, eh. Sì, hanno già fatto i sorteggi come possibili semifinali, sì. Dorgu, un giovane bravo nel Lecce, però devo valutarlo meglio. Sì, la Coppa Italia può salvare la stagione di Allegri. Ma ragazzi, la stagione della Juventus è fallimentare. Con o senza Coppa Italia. A me poi dalla Coppa Italia non me ne frega cazzi. Me ne frega cazzi. E poi dite che tu che il grande allenatore. Va per cortesia, va. È una squadra che ha della storia, Kaiserslautern, sì. Bayer Leverkusen nel 2002. Lì, ragazzi, il Bayer Leverkusen perse la finale, se non sbaglio, si giocò in Scozia. Grazie a quella gran giocata di Zinedine Zidane. E Xabi Alonso, ragazzi, quest'anno può scrivere la storia perché il Leverkusen non ha mai vinto la Bundesliga. Sì, a Glasgow si è giocato. Adesso non mi ricordavo il nome, a Glasgow, scusate un attimo. Sì, ma tu che l'ha vinta la Champions Allegri no, tu che l'ha vinta perché Guardiola ha sbagliato la formazione. Se no, non l'avrebbe vinta neanche lì Tuchel è un miracolato. Se vendono Chiesa, Frimpong sarebbe ottimo. Sì, sono due ruoli completamente diversi. Frimpong è uno che può fare tutta la fascia, Chiesa no. Sono due ruoli completamente diversi. Tu quando scrivi una cosa, scrivi sempre solo perché devi far vedere la tua presenza, non perché pensi prima di scrivere. Sì, tu che l'ha portato il film, sì, infatti. E l'ha vinta il PSG? No. Cosa vuol dire che tu che l'ha portato? Ragazzi, portare le squadre in finale non sono trofei.
Oh, non, ave no oh, non avete fatto una donazione in un'ora e mezza. Ma che vergogna. Ho detto, siamo in 150, meno 130 like, avete messo solo 8 like. Avete messo. Va bene, sapete cosa dico? Io chiudo la live. Adesso mi avete veramente rotto. Boh. Andate pure da Tridente, ciao.